venerdì 14 ottobre 2022 è avvenuta la conferenza stampa a cura della Federazione del Chiese per parlare di un importante progetto culturale. Per saperne di più abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il presidente Gianluca Bordiga. Molto piacevole, ma manderà un messaggio drammatico, quello dell'importanza di mettere come primato dell'esistenza su chiese quella della salvaguardia del patrimonio ambientale, del chiese in ogni tratto e del suo lago d'Idro. E questa è la scelta che abbiamo fatto, è una scelta ovviamente che per noi rappresenta un investimento anche economico, perché l'incarico al regista, la realizzazione di un testo. L'investimento iniziale, lo possiamo dire, è di 16.000 euro, è previsto un anno di tournée e l'auspicio è anche quello. Noi stiamo chiedendo in questi giorni, lo possiamo anticipare, l'appuntamento al vice sindaco di Brescia, Laura Castelletti, perché questo spettacolo, ecco che la conferenza stampa è stata incastrata appositamente in questo periodo, 50ª riunione, imminente. La richiesta di appuntamento col vice sindaco di Brescia affinché Brescia, capitale della cultura insieme a Bergamo 2023, non trascuri la provincia. La provincia che è, sappiamo, una provincia grandissima, quella di Brescia. Nella sua provincia ci sono 23 comuni bagnati e quindi arricchiti dal Chiese e dal suo lago d'Idro. Tra poco sarà presentato un importante progetto. Ecco, lo riassuma in pochi punti e a che punto siamo di questo progetto? Come siamo messi? Ma questo è un progetto della Federazione del Chiese che diciamo, dà i connotati ancora più chiari di qual è la nostra finalità. Cioè, la nostra finalità è quella di fare una cultura su tutta l'asta del Chiese unitaria, di fare in modo che tutta la tematica della salvaguardia sia condivisa dal Trentino, al Bresciano, al Mantovano. Questa è la nostra funzione, lo scopo esistenziale. E il progetto è un testo teatrale scritto ex novo da due autori professionisti, Fiorenzo Savoldi col coautore Luca Miotto, che Fiorenzo sarà anche regista. Questo testo produrrà uno spettacolo sul tema del Chiese, uno spettacolo che ha una chiave, diciamo, poetica ma molto d'effetto, cioè l'acqua, l'ambiente che dialoga con l'uomo. E sarà portato in tournée su tutti i comuni dell'asta del Chiese dall'inizio di gennaio, è in preparazione per un anno almeno, e questo è diciamo, il progetto che vuole far capire che non ci dobbiamo stare attenti a non scadere nella protesta in chiave polemica, ma se è una protesta che sia con la fierezza del primato dell'identità del Chiese, cioè dell'identità unitaria, della condivisione delle tematiche e delle ricchezze. Questo vuole far presa il nostro progetto sulla popolazione, quindi sarà anche uno spettacolo divertente, ma con un messaggio drammatico all'interno. E credo che sarà una cosa senza precedenti e vorrei approfittare dell'occasione, tutto ben specificato nel comunicato, credo che Brescia, Bergamo, capitale della cultura, dovrebbero mettere in calendario questo perché Brescia, tra l'altro, ha 23 comuni dell'asta del Chiese, sono bresciani, 4 trentini, 4 mantovani e 23 bresciani. Quindi la provincia di Brescia dovrebbe farsi carico di questa proposta culturale che introduce un sistema di serenità di salvaguardare l'ambiente. Ecco, perché proprio il teatro? Una curiosità. Perché crediamo nel messaggio teatrale, perché è versatile questo spettacolo. Può andare in un teatro, in un salone di una scuola, di una casa di riposo, per fare qualsiasi esempio, o su un ponte, o in una piazza, o in riva al fiume. È stato studiato apposta come sceneggiatura, scenografia, nel suo complesso per essere versatile. Obiettivi per il 2023 che ormai ha le porte? Obiettivi: arrestare prima di tutto quel progetto assurdo di trasferire nel Chiese la depurazione gardesana. Questo progetto assurdo, concettualmente, noi appunto come federazione, nei nostri motivi, nelle nostre ragioni di esistenza, noi proprio in questi giorni compiamo 4 anni di vita, e
e domenica 16 celebreremo la riunione numero 50, riunioni mensili itineranti. Quindi primo quello, secondo obiettivo che è di valore identico al primo, è quello di stabilire un rispetto del suo rilassamento morfologico del chiese, che è il Lago d'Idro, che l'anno scorso è stato per 12 giorni depauperato nuovamente, quindi affinché la regione Lombardia vada verso il risparmio idrico. Questo lo abbiamo detto e ce lo ha riconosciuto e apprezzato anche la terza commissione permanente della provincia autonoma di Trento il 2 agosto, quando siamo andati in audizione, siamo stati invitati in audizione. Gli attori saranno almeno due, lo sta decidendo in questi giorni, saranno almeno due, e quello che io sono autorizzato per il momento a dire è che la trama essenziale è poetica, cioè l'acqua dialoga con l'uomo, in senso lato. Ecco, questo è la struttura, l'idea che ha individuato facendo tutte le interviste, e sono un mese e mezzo che già il regista ci sta lavorando. Questa è. Quindi sarà un'ora almeno, 55 minuti, 60 minuti di spettacolo. Altro aspetto, questa occasione dello spettacolo non sarà fine a se stesso, cioè che è già importante, ma noi introdurremo con poche parole il perché siamo lì, saremo lì, ovunque andremo, e 15-20 minuti dopo lo spettacolo sarà data la parola al pubblico per fare qualsiasi domanda, per entrare nell'argomento e sentirsi coinvolti in un modo molto leggero, però 15-20 minuti, quindi concepito con un'ora e mezza di presenza ovunque si vada. Quindi introduzione, ma proprio di 3 minuti, spettacolo, poi 15-20 minuti per raccogliere le sensazioni, le emozioni, le osservazioni del pubblico che sarà presente in quell'anno.